L'Antartide è il territorio meno esplorato della Terra. È considerato il settimo continente del pianeta e il quinto per estensione, con una superficie pari circa a 50 volte quella dell'Italia. Le prime esplorazioni dell'Antartide iniziarono oltre 100 anni fa, ma a partire dal 1959 le 12 nazioni già molto attive nel continente, per ragioni legate alla prima esplorazione storica e alla vicinanza geografica, firmarono il Trattato Antartico, che entrò in vigore nel 1961. Intendevano in questo modo favorire l'uso pacifico del continente, vincolando l'esplorazione a soli scopi di ricerca scientifica. E nel medesimo atto, le 7 nazioni che rivendicavano diritti territoriali sospesero tali pretese. Oggi i membri del trattato sono diventati 42. Tra di essi figura l'Italia, che l'ha ratificato nel 1980. Dal 1985 il nostro paese ha varato il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide e ha costruito una base permanente, condizione per la missione, avvenuta nel 1987, a membro consultivo ed effettivo del Trattato Antartico. Si è compreso che in questo continente sono in gioco questioni scientifiche di fondamentale importanza per la vita del pianeta, a partire da un'attenta analisi della stessa gestione di un continente con caratteristiche ambientali e sociali particolari. Sollecitazioni scientifiche e di interpretazione dei grandi temi della politica mondiale hanno quindi spinto l'Italia ad unirsi ai paesi già attivi in Antartide. L'Italia, per esempio, si è subito impegnata perché venga proibito lo sfruttamento minerario e biologico di questa ultima oasi intatta e perché venga invece favorita la ricerca scientifica in quello che si presenta come un luogo privilegiato per la conoscenza globale del pianeta. La base italiana, posta nella baia di Terranova, nella Terra Vittoria del Nord, è ormai una realtà operativa conosciuta e apprezzata. I programmi di ricerca svolti hanno consentito di entrare nel club dei paesi che hanno il diritto di partecipare a pieno titolo alle riunioni del trattato e quindi di orientare le sorti di questo continente. Gli oneri e le responsabilità sono molteplici, ma i vantaggi sono quelli della conoscenza, che certamente costituirà un patrimonio per le generazioni future. Per questo sforzo l'Italia si è affidata alla comunità scientifica nazionale e a forze civili e militari, in un quadro di armonica cooperazione e di vocazione istituzionale alle imprese di pace. Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha predisposto il programma di ricerca finanziato con un'apposita legge. L'impegno vede la partecipazione dell'ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'OGS, Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, e di altri organismi. L'ingegner Mario Zucchelli dell'ENEA è il responsabile dell'attuazione del programma. Insieme al dottor Roberto Cervellati è stato anche spesso responsabile delle spedizioni. Le ricerche si svolgono anche ad oltre 300 km dal campo base. Dall'estate antartica del 1986-87 le strutture italiane si sono consolidate e i laboratori si sono dotati di attrezzature sempre più sofisticate. Le ricerche scientifiche svolte hanno innanzitutto prodotto una dettagliata conoscenza di questo continente, ma è indubbio che molte delle scoperte hanno trovato e trovano applicazione nell'analisi stessa della nostra vita quotidiana e nei nostri problemi ambientali. Grazie alla purezza dell'atmosfera, l'Antartide è un luogo ideale per gli studi astronomici. Con strumenti appositamente ideati e costruiti in Italia, si rileva la densità e la temperatura del corpo solare. Su una collina nei pressi di Baia Terranova è ubicato OASI, l'Osservatorio Antartico Submillimetrico e Infrarosso, corredato da un telescopio Cassegrain con specchio da 260 cm. OASI svolge ricerche basate sulla rivelazione dello spettro della radiazione cosmica di fondo per ottenere informazioni sui processi energetici associati alle origini dell'universo. Questo sistema permette di ottenere segnali dai punti più distanti dello spazio intergalattico. Il programma delle spedizioni italiane spazia da studi sulla conformazione geologica dell'Antartide ad attività nel campo della geofisica, vulcanologia, sismologia, biologia, oceanografia, a studi sull'evoluzione dei fenomeni naturali, soprattutto climatici, per approfondire i temi di grande attualità, come l'effetto serra e la questione buco dell'ozono. Gli studi e le ricerche dei nostri tecnici avvengono soprattutto nel corso della primavera e dell'estate antartica, di norma da ottobre a febbraio. Nel periodo invernale molti dati scientifici giungono in Italia grazie a un sistema automatico che tiene attiva la strumentazione tutto l'anno. Allo stesso modo il magnetismo terrestre viene rilevato da un osservatorio permanente.
Nei pressi della base di Baia Terranova, nella galleria ricavata in una collina, si trovano strumenti molto sensibili per le misurazioni sismiche. Ad esempio, molti sono i test sull'atmosfera antartica. Strumenti come questo consentono studi sull'influenza degli inquinanti sugli ecosistemi. I dati raccolti vengono inviati in Italia e i risultati sono trasmessi alla comunità scientifica internazionale. In pochi anni l'Italia ha nettamente recuperato il tempo perduto nei confronti degli stati pionieri nel settimo continente e a tutt'oggi in Antartide si sono succedute 9 missioni italiane. Le informazioni da oltre 20 stazioni di misura a terra e la ricezione continua di foto dai satelliti meteo consentono di avere una previsione costante delle condizioni meteorologiche. Ciò è indispensabile in questo continente, dove il vento, per esempio, può raggiungere una forza che non ha pari sulla superficie terrestre. Questo è il campo chiamato Eiffel, dove si studiano i cosiddetti venti di gravità per determinarne i flussi turbolenti. Una torre sostiene anemometri sonici, igrometri e altri sensori. Una stazione radiometrica misura la radiazione solare e i flussi di calore sulla superficie. L'Antartide ha un ecosistema fragilissimo. È ricoperto quasi interamente da ghiaccio, la maggiore riserva di acqua del pianeta, che possiede un potere riflettente chiamato albedo, che respinge gran parte dell'energia solare e permette quindi la conservazione del ghiaccio stesso. Polvere e agenti inquinanti minerebbero questo potere e influenzerebbero processi di scioglimento con conseguenze ecologiche disastrose. È ormai certo che eventuali cambiamenti climatici in Antartide avrebbero un impatto profondo sul clima terrestre. Diversi esperimenti sono condotti sulle pareti di crepacci e sul ghiaccio in genere. Con carotieri vengono effettuati prelievi di profondità per studiare le alterazioni climatiche che si sono succedute negli ultimi 200 anni, anche se la tecnologia a disposizione consentirebbe di risalire a periodi molto più antichi. Data l'estensione dell'Antartide, è impossibile definire con precisione eventuali modifiche in atto della massa di ghiaccio che lo ricopre quasi interamente. Per ottenere dati approssimativi, ma certamente significativi, viene monitorata la variazione di volume di alcuni piccoli ghiacciai o di laghi di acqua dolce alimentati dai ghiacciai. In alcuni di essi sono state collocate stazioni automatizzate che raccolgono dati tutto l'anno. In altri, invece, i rilievi sono fatti manualmente. Nel contempo si effettuano altri esperimenti, ad esempio sulla conduttività delle acque. Vengono anche prelevati campioni d'acqua e di muschi che sono poi inviati in Italia per più dettagliate analisi di laboratorio. La ricerca geologica della spedizione 93-94 vede impegnati 8 geologi dello studio del supercontinente primitivo chiamato Gondwana, che includeva, oltre all'Antartide, l'America del Sud, l'Africa, l'India e l'Australia. Studiosi tedeschi collaborano alla realizzazione di una carta geomorfologica di un tratto di 400 km della catena montuosa transantartica della Terra Vittoria. Il ritrovamento di minerali fino ad ora sconosciuti in quell'area ha gettato nuova luce sull'argomento.
Questo è un continente di primati, ma in un certo senso dovrebbero essere definiti negativi. È il più deserto, non esiste infatti una popolazione indigena. È il più secco, le precipitazioni sono quasi inesistenti. È il più freddo, nella base russa sono stati rilevati quasi 90 gradi sotto lo zero. È il più povero di flora e di fauna, e di conseguenza la catena alimentare è ridottissima. I nostri biologi hanno quindi condotto studi per capire i meccanismi di adattamento di numerose specie. Singolari i due casi di alcuni insetti che sono riusciti a produrre glicerina come protezione al gelo, così da resistere fino a 35 gradi sotto lo zero. Sono stati raccolti anche muschi e licheni, dove la temperatura raggiunge i 90 gradi sotto lo zero. Ricercatori italiani, in collaborazione con australiani e argentini, hanno elaborato un programma di studio su caratteristiche e abitudini di vita del pinguino della specie chiamata Adelia, una delle 18 specie esistenti, una delle 7 individuate in Antartide. È un programma quinquennale che spazia in diverse regioni antartiche. Il censimento è stato fatto con riprese aeree e calcoli a vista. Sono stati individuati oltre 1000 nidi. Si cerca ora di stabilire le abitudini di vita e il tasso di sopravvivenza del pinguino Adelia, per poi confrontare i risultati raggiunti dallo studio di altre specie. Non lontano da questa colonia di pinguini, nel 1911 i membri della spedizione di Robert Scott furono costretti a trascorrere l'intero inverno cercando riparo in un antro scavato nella neve e cibandosi di carne di pinguino e di foca. Una delle loro slitte resta ancora oggi su questo luogo, a testimonianza della loro resistenza. In Antartide, foche, balene e altri cetacei, come le orche, sono gli unici mammiferi conosciuti. Presso la base italiana si trovano le orche, le foche leopardo e quelle chiamate Weddell. Oggi la foca è protetta, quindi non è più cacciata per la sua pelliccia, ma è tuttavia oggetto di ricerca perché nel suo intestino è stato trovato un parassita che si ritiene abbia causato vittime umane in Giappone e Norvegia in individui che si erano cibati di pesce crudo. A tale filone di ricerca, oltre agli italiani, sono interessati ricercatori inglesi, giapponesi, norvegesi, canadesi. Le ricerche sui parassiti della fauna sono state allargate anche ai pesci che si trovano nella zona. Alcuni esemplari e i loro parassiti sono stati poi inviati in Italia per ulteriori esami di laboratorio. Ma la fauna marina, e in particolare il pesce chiamato ice fish, viene studiata anche per conoscerne l'evoluzione fisiologica avvenuta per adattarsi al raffreddamento dell'ambiente. Si è stabilito che il sangue dell'ice fish, del tutto incolore, è quantitativamente superiore a quello dei pesci comuni. Tali ricerche sono certamente utili in medicina per lo studio di alcune malattie dell'uomo, come ad esempio quelle dovute a un cattivo trasporto dell'ossigeno. Sono inoltre importanti per progredire nelle tecniche di conservazione degli organi umani da trapiantare. I programmi della spedizione italiana si intersecano a quelli sulla fauna e a quelli sulla flora marina, con particolare attenzione alle alghe che sono state raccolte anche a 35 metri di profondità. È un filone di ricerca che tende a stabilire le relazioni fra i diversi organismi che compongono l'ambiente bentico, dall'espressione bentos, che vuol dire mare profondo, nelle difficili condizioni esistenti.
Ricercatori di biologia marina si immergono per raccogliere campioni. Questi poi vengono valutati per comprendere la crescita accelerata delle alghe, che avviene soprattutto nel periodo tra novembre e febbraio, mesi significativi per la continua presenza di luce e la particolare temperatura. Gli studi si allargano poi al plancton e al ruolo che esso svolge nella catena alimentare. Studiosi belgi, americani, russi e italiani conducono ricerche separate, che tuttavia si integrano in un programma internazionale sulla dinamica dell'ambiente bentico nel mare di Ross. Con l'ausilio di benne si effettuano prelievi di sedimenti marini fino ad una profondità di 150 metri. Le analisi tendono a stabilire la composizione chimica, quindi ad accertare la presenza di carbonio, azoto, fosforo, silicio ed altre sostanze ancora. Viene anche eseguito un accurato esame dei crostacei, molluschi e policheti, vermi, abbondantemente presenti nei sedimenti. La nave OGS Explora di Trieste è operativa in Antartide dal 1987. Grazie alle sue sofisticate attrezzature si sono eseguite ricerche di geofisica e di sismica multicanale, gravimetria e magnetometria. Inoltre, in cooperazione con studiosi tedeschi, americani e giapponesi, sono state completate ricerche sulla struttura geologica della crosta antartica sul mare di Ross. Un esperimento congiunto ha consentito di raccogliere dati lungo una linea di 400 chilometri. I risultati raccolti sono utili alla comprensione del meccanismo attraverso il quale si è sviluppata la catena montuosa transantartica lunga 3.000 chilometri. Le indagini e gli studi della spedizione italiana si avvalgono di tecnologia avanzata. Mezzi comandati a distanza, come i sismografi da fondo, conosciuti in gergo come OBS, o come il sofisticato veicolo marino chiamato Robi, comandato via cavo, costruito dall'Istituto di Automazione Navale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova per un consorzio che comprende l'Enea e la Tecnomare. In Antartide, nel periodo estivo, vivono circa 5.000 persone distribuite nelle varie basi. Durante il lungo inverno polare ne restano un migliaio.
Tutti coloro che operano in questo continente rispondono direttamente alla legislazione del paese di appartenenza. A ciascuno dei 26 paesi che hanno conquistato lo status di membro consultivo del Trattato dell'Antartide è consentito di compiere ispezioni alle basi altrui. I controlli effettuati alla base italiana hanno messo in evidenza la serietà scientifica, l'ingegneria e, perché no, anche l'ospitalità, un parere condiviso anche dai rappresentanti di Greenpeace. Le spedizioni in Antartide sono in definitiva un quadro emblematico dell'esperienza di collaborazione tra paesi che stanno esplorando e studiando questo continente. Una palestra scientifica e politica, un laboratorio di relazioni fra gli uomini. I risultati fin qui ottenuti fanno pensare che questa esperienza possa estendersi ad altre zone del nostro pianeta, ad altri ambiti socio-ambientali, ad altri dati complementari che riguardano assetti ecologici e priorità nella progettazione del futuro.